Sindaco, in base alle notizie che le hanno riferito, insomma, gli uomini dei pompieri e protezione civile forestale, che cosa si può dire riguardo questo incendio? È un incendio doloso, è stato appiccato in tre punti diversi, delinquenti. Riguardo la situazione degli abitanti della frazione di San Marco? La cosa è San Marco, che è molto più bassa, però si stanno controllando alcune case sparse, stiamo vedendo. Comunque ci sono due canadè, stasera lavoravo fino a tardi, domani mattina cominciavano alle 5 e mezza, poi secondo le previsioni meteo della protezione civile, nella tarda mattinata avremo 7-12 ore su tutto l'Abruzzo di piogge, fenomeni importanti, addirittura si teme anche grandi nel messaggio della protezione civile, per cui se dovesse piovere ci aiuterà. Io spero però che si riesca a controllare il fatto che questo vento che sta girando. Nel frattempo la macchina della protezione civile e quella del comunale, intendo, si è messa in moto? Sì, anche se il nostro COC viene scavalcato, perché nel caso di incendio abbia dimensioni più importanti, si prevede che dal COC passa invece poi alla protezione civile di Gelante. Infatti c'è l'assessore Mazzocca, abbiamo visto. Sì, è venuto Mario Mazzocca e adesso sta in mano la protezione civile di Gelante. Si è allentato un po' il vento. Quando ti chiamano, 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 ti chiam
Grazie.